La serata più brutta per la storia recente del Grande Fratello VIP si è chiusa con l'eliminazione di Giovanni Ciacci, voluta dal pubblico dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini. Sono stati considerati due fautori dell'addio di Marco Bellavia. Il personaggio televisivo ha chiesto scusa: non mi sono accorto di nulla, ma il pubblico lo ha messo all'indice. E alcuni VIP da casa hanno ben pensato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Simona Ventura, in un tweet: Giovanni Ciacci si è fatto riconoscere. Anche Tommaso Zorzi aveva qualche sassolino da togliersi proprio con Giovanni Ciacci, che a Novella 2000 rilasciò un'intervista molto dura su di lui, così come su Giulia De Lellis e Giulia Salemi. Zorzi non ha contenuti, gli influencer hanno vita breve in TV. Guardi De Lellis e Salemi. E proprio Salemi invece era lì nella sua stessa trasmissione. Tommaso Zorzi twitta: i contenuti suoi no di certo, e Dio grazie, chi di spada ferisce, di spada perisce. Anche Fabrizio Corona ha attaccato Giovanni Ciacci. Su Instagram il controverso personaggio televisivo punta il dito sul costumista, auspicandosi la radiazione a vita. Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera, quando finalmente mostra la verità delle persone.